noi siamo il Teramo, sulle mani con mano, siamo il Teramo, che ci fa riagandare, noi siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la detta e l'udiava, la termenza e basta, siamo il Teramo, sulle mani con mano, siamo il Teramo, che ci fa riagandare, noi siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la detta e l'udiava, la termenza e basta, forza, vecchio, cuore, bianco rosso, forza, vecchio, cuore, bianco rosso. Lo sai che ti affamo tu? Ti devi iscrivere al canale I Bianco Rossi su YouTube. Perché se no combatta, po, gli mangazza e bello non è. Mister, che ne pensi della decapitazione della nostra immensa curva che nonostante tutto non molla mai? No, no, io l'ho detto già in passato, dispiace perché secondo me non è stata fatta una cosa, tra virgolette, bella perché se la sono presi, secondo me, solo con, in tante situazioni, solo con i tifosi del Teramo. Per quanto mi riguarda, a me, al di là degli errori che giustamente anche i nostri tifosi hanno fatto, è giusto che quei pochi errori che hanno fatto, è giusto che chi deve pagare. Però secondo me hanno pagato troppo per quello che hanno fatto, per quello che è successo, e altre tifoserie hanno pagato nulla. Io l'ho detto quando abbiamo giocato contro il Chieti, dove hanno vietato la nostra trasferta per ordine pubblico. Ho visto giocare le partite del Chieti dove sono andate tutte le tifoserie ospiti, quindi non capisco perché la nostra tifoseria non poteva andare a giocare a Chieti. Perché secondo me qualcuno che si doveva prendere una responsabilità non se l'è presa. Io penso che ogni mestiere ha una responsabilità. Io faccio allenatore e ho la responsabilità di scegliere i giocatori, di fare la formazione, di fare i cambi, e mi prendo le responsabilità se faccio bene o se faccio male, e qualcuno si deve prendere la responsabilità di organizzare una trasferta, di far venire dei tifosi a vedere una partita, perché lo sport, il calcio, è dei tifosi. Si dice sempre che lo sport è dei tifosi, lo sport, i tifosi sono la parte più importante dello sport, e poi i primi penalizzati sono proprio loro, quindi alla fine non va bene, io l'ho detto anche in passato, i tifosi del Teramo sono stati penalizzati oltremodo. Anche l'anno scorso a Bravissimo. Successe, no? Bravissimo, quindi, ma è successo anche a Sant'Egidio, io 3 anni che sto qua e diciamo che ho visto tante ingiustizie nei confronti dei tifosi del Teramo, e ad altre tifoserie non è successo nulla. Mister, una domanda. Allora, di chi è stata l'idea, dopo il pareggio a Chieti, di andare sotto la curva vuota ma simbolicamente piena? Che è un gesto bellissimo. Dei giocatori in primis i teramani. Era una cosa che ci eravamo detti prima della partita, sinceramente. L'hanno detto i giocatori prima della partita e l'hanno fatto. È stato, come detto tu, un gesto bellissimo. Allora, che vale più del punto, che era importantissimo. Siamo il Teramo, sulle mani con mano, siamo il Teramo, che ci fa riagandare, siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la detta e l'udiava, la termenza e basta, siamo il Teramo, sulle mani con mano, siamo il Teramo, che ci fa riagandare, siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la detta e l'udiava, la termenza e basta, forza, vecchio, cuore, bianco rosso, forza, vecchio, cuore, bianco rosso. Lo sai che ti affamo tu? Ti devi iscrivere al canale I Bianco Rossi su YouTube, perché se no combatta, po, gli mangazza e bello non è.